Tania Rocca e Fortunato Cerlino. Stefania Rocca e Fortunato Cerlino. No. Benvenuti, benvenuti, eh. Li vedo felici di essere insieme, proprio. Sì, Stefania, sì, moltissimo. Ma non ti sono bastati i calci che ti ho dato? Sì, abbastanza, ma mi avevano detto che non c'eri, però. Se lo sapevo, non venivo. Ma infatti io ve lo dico, ragazzi, intanto piacere di avervi qui. Poteva essere ancora più bello se non... Vabbè, comunque. Quando ho visto i vostri nomi ho detto, ma che c'entrano insieme questi due? Ma me lo sono chiesto a lungo e ancora ve lo chiedo, cosa c'entriamo noi due insieme? Però sarebbe da chiederlo al regista, no? Nulla. Secondo me ci ha preso apposta perché non c'entriamo nulla. Bello. Esatto, così ci odiavamo abbastanza. Sì, ma non abbastanza. C'entriamo proprio nulla, anche, cioè, voglio dire, io faccio l'attore. Ma adesso ti meno. Ok. Non prenderla troppo sotto gamba, perché Stefania ha un'anima rock anche un po' prepotente, esatto. Dentro di lei. Mi ha picchiato di brutto in questo film. Io non posso dire troppo. Te lo sei anche meritato. Beh, non lo so, io sono un bravo ragazzo nel film, come tu ben sai. La gente non sa, vedrà poi la fine del film se me le meritavo oppure no. Guarda. Ma mi ha fatto veramente male, tanto niente male. Niente come appare. Ed è questo il punto, ed è anche il bello, no? Anche della televisione, niente a come appare, ragazzi. Quindi state tranquilli, andate a ruota libera e cominciamo a entrare nel mood del vostro film, Dietro la notte. Del mio film, giusto? Certo. Okay. Ti ricordo che sono un primo nome. Sei primo cognome, sì. Più che no. Vabbè, comunque. Esatto, anche del il nostro primo film. Cognome. Va bene, nome e cognome. Va bene. Esatto. Allora facciamo così, proviamo a vedere quante cose avete in comune. Bello, eh? Proviamoci. Intanto siete attori entrambi, a me risulta che siete attori entrambi. Sì, poi c'è attore e attore, voglio siete dire. Siete entrambi degli anni... C'è l'attore con la maiuscola e l'attore con la maiuscola. Attori. Ok, però siete attori. Siete entrambi genitori, anzi, tanti auguri per la festa della mamma. Grazie. Auguri. Grazie. Non posso che aggiungermi. Siete entrambi degli anni 70, magari avete dei ricordi comuni, anche se venite insomma dagli antipodi del paese, una di Torino e l'altro napoletano. Ed entrambi, ed è la cosa che mi interessa di più, avete fatto girare la ruota a un certo punto. Da delle sventure o da dei momenti di crisi avete trovato la voglia, la forza, il coraggio e anche il desiderio di farcela e di diventare quello che siete oggi, nel bene e nel male. Capito? Sai che comincio a volerti anche un po' bene? Sì, anch'io, comincio a starmi simpatico. Ah, meno male. Va. Cominciamo da Stefania. Non sapevo che fossi degli anni 40. Degli anni 40. Sei 40. Stefania, tu eri molto piccolina e a un certo punto ti scelgono per una recita scolastica come tanti altri bambini, ma succede qualcosa. È vero? Sì. Dunque, praticamente c'era la mia maestra che era, devo dire, fantastica perché amava il teatro e ogni tanto ci portava a vedere degli spettacoli e quell'anno decise di farlo, erano gli anni in cui ancora il teatro esisteva nelle scuole. E, che meraviglia. Sì. E quindi, però io da ragazzina, da bambina timida quale ero, ho cominciato invece poi a prendere confidenza con le mie amichette, quindi parlavo sempre. Eri una chiacchierona. Diventata una chiacchierona, esatto. E quindi per punirmi non mi fece partecipare alla recita, no. Ma mi fece stare lì per guardarla. Brutta punizione. È terribile, perché stavo lì e guardavo tutti questi compagni che si divertivano e io dicevo, ma perché non posso essere lì? E quindi, secondo me, da quel momento ho detto, ah sì, allora lo faccio per mestiere. Visto? Chi è? L'hai vista questa maestra negli anni? Sì, tra l'altro l'ho anche ringraziata, nel certo. Senso... E poi, no, poi in realtà è stata una maestra fantastica, devo dire. La maestra Negro, mi ricordo che la prima volta che l'ho vista mi ero anche spaventata perché era molto severa, rigida. E chissà che cosa direbbe rivedendoti nei panni che stiamo per mandare in onda. Fortunato, tu puoi dire quello che vuoi, perché sì, lei... Sì, volevo ringraziare questa maestra per averci dato un talento. No, ma non hai ancora... Monati, voglio farti commentare quello che stiamo per vedere. Era il 1994, se non sbaglio, era una miniserie di Rai 1... Il signor regista Giorgio Capitani, uomo adorabile, tu eri con Gigi Proietti, c'è anche qualcun restaurant. Altro. Ah, Italian Restaurant, lei sì. Stefania Rocca. Oh, Splash, il magico deodorante per ambienti, che trasforma la tua casa in una reggia profumata. Come all'Italian Restaurant di Little Italy, a New York,
dove puoi trovare Frank Sinatra, Liza Minnelli, Woody Allen. Splash, il deodorante del successo. Grandissimo Gigi Proietti. Vuoi commentare? No, voglio Splash, c'è ancora in commercio. Voglio. Sai che non me lo ricordavo? Splash. Che bello. Davvero? Tra l'altro ho cercato, quando è morto purtroppo Gigi Proietti, sono andata a cercarlo perché ovviamente mi ha dato moltissimo. Io ero terrorizzata, poi non avevo ancora fatto la scuola, stavo entrando al centro sperimentale ma ancora non ero entrata, quindi insomma ero agitatissima, e lui è veramente stato un grande maestro anche proprio da un punto di vista umano sul set, perché mi rasserenava, mi stai tranquilla, fai quello che devi fare, insomma. Quindi l'ho cercato ma non l'avevo trovato perché non mi ricordavo in che punto dovevi era. Dovevi venire qua. Grazie. Dovevi venire qua. Nel suo profilo Instagram sì. C'è scritto regista, c'è scritto autore, c'è scritto attore. Sì, è la qualifica più importante che ho, perché me l'ha data mia figlia, Delfina. Allora sì. Sì, lei un giorno mi ha chiesto che mestiere facessi, ogni tanto mi vedeva in televisione, ha detto, ma cosa fai di mestiere papà? Ha detto, no, faccio l'attore. Ah, fai l'attore? E da quel momento io sono diventato attore, e voglio essere attore. Assolutamente, le bambine piccole che adorano il papà non devono mai essere contraddette. Tu hai scritto un bel libro, mi piace moltissimo, lo consiglio a casa, perché scoprite tante cose di Fortunato. È scritto anche in maniera un po' cruda, non fai sconti, racconti della tua infanzia, di questo quartiere difficile, dell'incontro fin da bambino con la criminalità, però lì la tua ruota è girata, perché dentro di te è scattato qualcosa. Sì, vedi Francesca, se devo essere sincero, io devo essere grato e devo ringraziare le persone che ho incontrato. Vedi, l'ambiente dal quale io vengo è un ambiente molto difficile, molto duro. E io dico sempre che sono stata una persona fortunata perché ho incontrato persone che mi hanno fatto vedere altre possibili realtà. Una su tutte è la maestra Giulia Del Sordo, che già dalla scuola elementare ci proponeva visioni del mondo altre. Noi fuori dalla scuola vedevamo i cadaveri per terra, i morti ammazzati, la miseria, e dentro la scuola questa donna ci faceva sognare. Ci proponeva delle cose meravigliose. Siamo stati, ricordo ancora le lezioni che facevamo alla scuola elementare. Per esempio, ricordo ancora con emozione la prima orma di un uomo sulla Luna. E lei ci raccontò che i sogni si possono conquistare, si può andare sulla Luna. Vedi, questa cosa creò in me uno shock tale che dissi: vale la pena tentare di andare sulla Luna. E lei mi ha insegnato questa volontà di osare sempre, perché se si vuole si può andare sulla Luna. Però bisogna avere la fortuna di avere incontri di questo tipo, ed è per questo che, certo, quando ne ho l'occasione dico sempre, in quei quartieri, io ci vado spesso, incontro le persone in quei quartieri, anche non solo lì, ci sono dei talenti, credimi Francesca, straordinari, ci sono delle persone vive che hanno voglia di vivere, bisogna dare delle opportunità a queste persone, bisogna dargli gli strumenti. Se vuoi vivere felice è il titolo del tuo libro. Ovviamente non sei un buon napoletano se non passi da un posto al sole. E a questo punto sarai tu a commentare la sua scena. Come sta? È un po' meglio, credo. Ma sarà comunque il caso di sbrigarsi. Ma esattamente cosa? È un po' presto per dirlo, sono necessarie degli analisi. Ma il medico in infermeria mi sembra che ha detto un attacco di ulcera perforante. Sai che non sembravi tu? No, infatti io ero quello con la pistola. Cosa hai fatto in questi anni? Non ti sei ridotto male. Sarà il baffo, dici. Vabbè, grazie. No, dai, basta, svegliamo questa cosa. Ci amiamo la follia, in realtà. Diciamolo.
In realtà non siete affatto, non vi siete antipatici per nulla, siete Zero. Troppo gentili l'uno con l'altro. Ma guarda, esatto. Io devo dire che non ci conoscevamo prima, ma dal primo giorno sul set abbiamo capito che entrambi tenevamo le stesse cose. E soprattutto amiamo questo lavoro, l'avevamo davvero, e quindi abbiamo capito subito qual è la differenza tra lo scherzo, l'essere allegri sul set, si può dire in televisione, vai, l'essere cazzeggiare, ma giocare. E quindi abbiamo capito subito che potevamo giocare, perché poi dietro al momento del ciak eravamo tutti e due ben inquadrati. Io voglio dire che questa donna è, oltre ad essere una donna straordinaria, è anche un'attrice strepitosa, e lavorare con lei è veramente un grande privilegio. Una cosa da raccontarti, ti ricordi quelle volte che sei stata sul red carpet? 3 volte se non sbaglio. Sì. È l'ultima che mi interessa. Ah, sì. Che ricordi hai del red carpet di Hollywood? Ah, dunque, l'ultimo? Perché ce n'ho anche nel primo, devo dire, ce n'ho parecchio. Anche lì? Sì. Dunque, l'ultimo è stato divertentissimo perché praticamente lì c'è un'organizzazione incredibile a orologio. Ognuno c'ha la sua macchina, ognuno c'ha i suoi tempi, devi andare in fila. E a un certo punto io ero nella mia macchina e mi siedo e purtroppo avevo un vestito con la schiena nuda di dietro e 2 bretelline. E quando mi siedo mi si stacca la bretellina. No. Sì. Subito così? Sì, in macchina. E quindi, però avendo un vestito aperto praticamente, non sarebbe rimasto in piedi. In piedi? Esatto, cioè sarebbe rimasto in piedi lui, ma io da un'altra parte. Quindi, terrorizzata, dico all'autista, oddio, devo fare qualcosa, come faccio? E lui dice, ah va bene, fermiamoci a un autogrill e vediamo se troviamo qualche cosa. Sì, 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 peccato che siamo usciti dalla fila. E quindi io a un certo punto, insomma, arriviamo a questo autogrill, non trovo nulla che possa essere appiccicato e via dicendo, arriviamo di corsa e io col vestito, a quel punto lui mi dà la sua brochure dove c'erano tutti gli appuntamenti, io prendo la brochure in mano e facendo finta di niente tengo il vestito e la spallina con la brochure che copre e correvo tranquilla a cercare gli altri che erano già andati oltre. Io, scusate, scusate, scusate. Stefania Rocca nel magico mondo di Hollywood. Di Hollywood. Però me lo ricordo con un grande divertimento, certo. Perché poi alla fine è così. Cioè, e poi è bello ridere anche delle piccole grandi sventure. E questo, per esempio, la prima volta che sono andata a Hollywood l'ho capito subito perché c'era... chi c'era? Oddio, come si chiama? Un attore che presentava... oddio, non mi viene il nome, vabbè. Ed è arrivato in calzoncini, si prendeva assolutamente in giro, ciabatte, faceva le prove, io assistevo perché stavo facendo il broadcast per l'Italia, quindi mi avevano dato la possibilità di assistere per capire tutti gli speech, tutte le cose, per poi raccontarle e commentarle. E vedevo che gli attori erano proprio super tranquilli, molto come alla se mano. Fosse sì, sì, molto alla sì, mano, sì. Si prendevano in giro. Un po' come voi due. Esatto. Sai chi è il vero coach di Fortunato? No. Come si prepara lui per andare sul set così concentrato? Sua figlia. Guarda, guarda, c'è Delfina che lo tiene in riga proprio. Mi dici bene l'intenzione di questa battuta? Ma sì, ho capito. E quest'altra invece come deve essere? Non è chiara. Ah, adesso ho capito, perché non mi era chiara. E questa qui? Saluta. Ah, ma tu sei un genio sei, un genio. Ma come fai? Io non c'ero, non sei mai arrivato. Sì, ma è così, al di là del gioco, ma guarda che i bambini sono uno specchio straordinario, perché ti dicono tutto e dicono sempre la verità, quindi qualche volta faccio le prove davanti a lei, chiaramente quello che posso fare, e lei vedo dall'ascolto che ha se sono nella zona giusta oppure no, i bambini sono una cosa meravigliosa. Anche perché con loro non si può mentire, e poi soprattutto i tuoi personaggi sono sempre un po' strong, eh? Sì, I sì, bastardi, infatti devo sempre un po' fare metà, quello che posso. Sì. Sì, sì, non parlare di Savastano, insomma, molto strong. Invece è vero che Leone e Zeno hanno scoperto che tu facevi l'attrice facendo un incontro speciale al supermercato. Sì. Sì, io ero con loro due, tra l'altro piccolini, uno mi scappava da una parte, l'altro dall'altra, toccavano tutto, sai, quelle classiche cose da supermercato. E a un certo punto arriva una signora di una certa età e mi dice: ma lei è Stefania Rocca? Ma l'attrice? E io dico: sì, mi scusi, ma no, ma perché sa? E a un certo punto i miei figli si avvicinano perché hanno visto questa estranea, che però quindi curiosi si avvicinano. E
e ascoltano questa signora che mi dice, no, perché ho visto qui, insomma. La signora va via e mio figlio mi guarda e mi fa, ma tu sei Stefania Rocca? Non lo sapeva. Non sapeva che mi chiamavo Rocca, perché in effetti io non gli ho mai detto che mi chiamavo con un altro cognome. E gli dico, beh, sì. E fai l'attrice? Ah. Sì. E che cos'è? Quanti anni hanno adesso? No, adesso ce ne hanno 13 e 11. Ma hai trovato la risposta? Che cos'è? Gliel'hai detto? Perché io non... In suo momento non sapevo, poi gli ho spiegato, è un lavoro, sai, le cose che vedi al cinema, i personaggi che interpretano, e quindi insomma poi alla fine ha capito. Però all'inizio, e l'altro piccolino che aveva un anno e mezzo, devo dire che da quel giorno andava davanti alla televisione e guardava. E una volta, per esempio, io ero in un programma come questo di oggi e dopo esco in camerino e lui, la tata che mi chiama, mi dice Zeno piange. No, e io cosa avevi detto? No, non l'avevo salutato. Amore. Perché lui era lì davanti, mi aveva visto, certo. E io non l'avevo salutato. Ma non della salute, perché lui pensava che fosse tutto... Lì con lui. Sì, non c'era, sì. Uno schermo in qualche maniera. Sì, sì, sì. Beh, ma comunque è vero, la televisione, il grande schermo, il cinema, insomma, questi mezzi di comunicazione che entrano nelle nostre case sono un po' una magia e creano anche delle illusioni. Vi vediamo in un'anticipazione del vostro film e poi ne parliamo insieme. Se mi vuoi lasciare, ti prego solo di non farlo con un WhatsApp. Idea. Ma com'è che mi vengono certe idee a me? Non lo so. Tu adesso ti prendi le ferie e vieni a lavorare per me nel mio show. Devo girare intorno ai tavoli coi popcorn? No. Ti stendi su un tavolo ed io ti seguo a metà. Però poi ti riappiccico. Promesso. Sei sicuro di non essere tu a volermi lasciare? Che succede? Bruno? In questo film, Dietro la notte, oltre a essere il protagonista assoluto del film, questo l'abbiamo capito. Questo l'abbiamo capito. In realtà dico così perché sono circondato da tre donne straordinarie, anche donne di carattere, quindi ho cercato di cavarmela in qualche modo. Io sono Bruno nel film, che è un prestigiatore, è un uomo follemente innamorato del personaggio che fa Stefania Rocca, Marta, giusto? Perché vabbè, non possiamo svelare troppo. Non si ricorda neanche il nome, dice felicemente innamorato. Sì, ma gli uomini più o meno confondono. Non possiamo svelare troppo. Nella realtà. E Bruno nella vita fa il prestigiatore, per l'appunto. Quindi gioca con quello che si vede, quello che non si vede. Sì, illusionista. Illusionista. Ma tu ti sei preparato con Delfina? Io mi sono preparato con Delfina. Poi abbiamo avuto anche un coach, un prestigiatore meraviglioso. E devi sapere che mi ha appassionato talmente tanto la cosa che ho cominciato a fare i numeri a casa e mandavo i video a Falleri di notte sulle cose che facevo e che inventavo. E una sera ho anche rischiato di andare a fuoco perché a un certo punto ho provato a fare una cosa senza gli strumenti giusti. Sai che le carte che bruciano sono delle carte particolari, io l'ho fatto con un fazzoletto normale, stavo andando a fuoco e quindi quel video tra l'altro poteva testimoniare un incidente pericolosissimo. Avrebbe potuto diventare virale. Sì, poteva, ma non l'ho voluto. Ma non l'hai voluto, non l'hai voluto. Invece il tuo personaggio, Stefania, si trova alle prese con una figlia adolescente. Il mio serve una magia. Sì, non solo con la figlia adolescente, con uno come lui come compagno, mago matto che fa continuamente gli scherzi, quello era uno scherzo che lui mi faceva, quindi scherzi da terrore, vissuto in un ambiente maschile, quindi anche un po' stanca di questi così violenze maschili verso le donne, di questi sessismi, e con una sorella diciamo un po' scapestrata, se si può usare il termine, quindi insomma c'è un intorno a lei non molto facile, che però cerca di gestire, riesce a gestire in qualche maniera. È un thriller psicologico da seguire fino alla fine. Francesca, lasciami dire una cosa, sì. che ci tengo molto a dirla. Questo è un film al femminile,
Oggi è la festa della mamma. Sì. E adesso, al di là dello scherzo, io quando ne ho occasione dico sempre che la nostra è una società che ancora non ha la cultura né della donna né dei bambini. Questo è un film dove le protagoniste vere, poi il pubblico lo scoprirà, sono le donne. È un thriller dove la strategia è fatta dalle donne ed è scritto da Daniele Falleri, che scrive benissimo per le donne, cosa che non è sempre semplice. Assolutamente. E ci tengo a dirlo perché purtroppo lo dico da maschio, quindi mi vergogno da solo a farlo, ma bisogna ancora fare tanta strada per riuscire ad avere una cultura vera del femminile. Grazie. Basta dire che il film inizia con il mio capo che mi licenzia in quanto donna, perché io non potrei essere al femminile una abbastanza security, diciamo. Ero sicura che questo film avesse uno spessore umano, sì, come il vostro. Grazie ragazzi, andiamo in pubblicità.